Eccola, Valentina che arriva subito, un bel applauso a Valentina, Wacheco! Salve a tutti, lo spettacolo di oggi come sempre lo deve incominciare Lanfranco. Pronto Lanfranco a iniziare lo spettacolo? Pronto, pronto, qui siamo io, pronto, qui siamo io, qui siamo tu. Ma che fa? Pronto, pronto! Vieni qua. Mangia, mangia. Vediamo che mi rovini i parafanghi. Si chiamano orecchie. E io ho i parafanghi al posto delle orecchie. Sempre orecchie sono. Ti stiamo chiamando perché devi incominciare lo spettacolo. Allora, prima di cominciare lo spettacolo, mi metto la giacchetta. La giacchetta, vediamo come la mette. Oh. Ecco. Ecco, vedi? Ma si mette così la giacchetta? Oh. No. No. Tirala. Piano che mi rovini il digitale terrestre. Il digitale. Poi? Piano che mi rompi il televisore a cristalli bagnati. E a cristalli liquidi. E mi rompi il televisore a letto. Gira la giacchetta. Oh. Vediamo se adesso la mette bene. Oh. Vediamo un po'. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Finalmente ha capito, meno male. Meno maiale. Che senza il maiale. Pronto. Adesso torno subito e ti faccio vedere cosa devi fare. Ma che fa? Mi sputi in un occhio. Per forza, la persona civile non sputa mai per terra. Mi sputa nell'occhio a me. Lo vedi questo piatto? E lo vedo di indicato un cencio. Mi dice cieco. Lo devi mettere là sopra. Poi lo fai girare. E diventa una trottola. Hai capito? No! Come no? Mettilo qua sopra. Adesso ho capito, mica sono imbecillo. Finalmente ha capito. Vediamo se riesce quindi a mettere in posizione il primo piatto. Dove va? Vediamo sopra la sua testa, il piattino. Ma no. Ma non sulla sua testa. Almeno. Ma non capisce niente. Ma dove va? Ma non sulle... Nemmeno sul suo naso. Sui denti di questo. Ma qua sopra lo devi mettere il piatto. Ma qua sopra, vamo. Bravissimo, il primo piatto è in posizione. Va col secondo al centro. Il secondo piatto, no, Franco. Attento che cali. Guardate come vanno bene, manca l'ultimo a sinistra. L'ultimo piatto, sbrigati. No, nemmeno un attimo. Ho messo tutti i piatti e adesso vado a fare la pappa alle mosche. No, devi togliere i piatti, altrimenti cadono per terra. Altrimenti caccano per terra che puzza. Sbrigati, se no cadono per davvero. Uè, guarda che ti spacco la musarruola. E io non ci credo. Beccate questo, vieni. Così impari. Acqua mia. Vai, prendi i piatti. Oh. Del liscio, non ci vede proprio. Oh. Il primo piatto è tolto. Eccolo. Anche il secondo, manca l'ultimo piatto. Un solo piatto. Ancora che saluta. Ho finito. Prendi quello. Prendo quello. Ma dove va? Questo, questo, questo. Allora questo, eccolo qua. Nemmeno lui deve prendere. Questo, questo. Ma che ti dà?
prendere? Quello! Eh già! Questo! No! Sì. E finalmente capito! Facciamo un bel applauso! Il nostro Riccardo inizia immediatamente. Un bel applauso di incoraggiamento a Riccardo. Vamos! Salve a tutti bambini e bambine, io sono Riccardo e come ha detto Gianfranco faremo una bellissima scenetta comica. Scusi un attimo, non ho capito, lei chi è lei? Io sono Riccardo. E a noi che ci frega. Gianfranco? Gianfranco, vieni qua. Vieni, vieni. I bambini mi hanno detto che tu vai in giro per tutta la spiaggia a dire che sono un mezzo asino, è vero bambini? Bravo, io non lo dico che lui è un mezzo asino, dico che è un asino intero. Ah sì? Sì, e prendi questo. E sono due. Ma perché sono il pagliaccio devo sempre prendere gli schiaffi io? Sì. Sì. No. Adesso basta, e i fagioli, e basta! Guarda là! La cucinella! La cucinella! La farfallina! La farfallina, tocca la tua cugina! Che? Così ti impari che... Che ha fatto? Come? È morto! È un porco, che puzza! È morto! Allora lo devo portare al cimiciaio! Io arrivo di scaravolta a bicchieri e mi arrostiscono. Adesso lo porto subito al cinciaio. Oh. Ancora! Adesso mi prendo il ciappello. Aiuto, aiuto, mi ha mangiato il prosciutto. Speriamo che faccia la puntura antirapida. Che male. Ehi, Valentina, ma i morti mangiano? No. Quello mangia perché è morto di fame. Portiamolo via. Oh. Chi è? È uno zombie! È uno zombie, che però che fatica! Aspetta, eh! Oh! Aspetta che prendo lo zombie, il cappello! Aspetta, imbecillo! Oh! Ora do una pappina! Meno maiale! E mo'! Morto! Butta via! Ragazzi, contate fino a tre! Via! Urla! E dopo muore! Hai già morto! Siccome questo prende avanti, gli mettiamo un tartolino sotto al piede, così non cade più. Ecco. Chi è stato? Giulio. Ancora lo zombie! Sì! Fa vedere! Oh!
prendo per i capelli e lo portiamo via. Per la capoccia lo butta a mare. Che fa morire i vivi. Allora ho un'idea, facciamo finta che questa è la barella dell'ospedale. Hanno fatto i tagli e da una barella ne hanno fatte 12. Ecco, e soffiamo forte forte così. Così lui si gira e va sulla barella e non facciamo fatica. Chi è che soffia? Perché tu quando compi gli anni la spegni la torta e mangi le candeline? No, non soffi. Stai zitti. Bravo. Tu soffi. Non l'acqua, Andrea. Andiamo da quest'altra parte. Vediamo se qua soffiano questi. Bravo, questo è un tornado. Bravissimo. Vediamo mastica brodo. Questo ha sgommato sulle tonsille. Questo ha sputato 18 patatine. No, figo di... E tu soffi. Oh, e soffiamo tutto il suo. E noi? Aspetti. Bravi. Allora ragazzi, facciamo fino a tre e soffiamo tutti. Uno. Soffia. Chi è stato? Fatti sì. Mamma mia, sto morto, c'è puzza il fiato. È proprio morto, già puzza, portiamolo via che è meglio. Largo, che peso sto morto. Largo, lo porto subito al cucciaio. Arrivederci. Arrivederci ancora. Ma ti ho fatto uno scherzo. Uno scherzo? Ora sono più arrabbiato di prima. Beccate questo. Mamma mia, accendete la luce che non ci vedo. Vittorio, accendi la luce. Ah, ecco. Ragazzi, ma abbiamo sbagliato a litigare per un piccolo scherzo. Non bisogna mai litigare. Allora, facciamo subito la... pace. Un bel applauso a Riccardo, il morto dispettoso. Grazie ragazzi.